secondaria di primo grado di Vignate propone un esperimento a interviste doppie, nelle quali vengono confrontate due opere lette durante l'anno, opposte, distanti nel tempo, ricche di interessanti accostamenti. Un vero e proprio lavoro azzardato, direbbero sicuramente in tanti, mai fatto, mai visto e mai ascoltato. Ma d'altronde, che senso avrebbe la lettura delle opere letterarie del passato se non anche quello di far riflettere i giovani lettori di oggi, cercare di farle e renderle proprie per imparare l'arte di vivere nella quotidianità? Bene, non mi dilungo troppo. Lascio la parola a chi di dovere. Che cosa rappresenti? Rappresento il racconto Il mago di Oz di Baum. Rappresento il poema omerico L'Odissea. Che cosa si impara e che cosa si scopre leggendo queste due opere? Il viaggio di Dorothy è un percorso di scoperta e di rivelazione. Dorothy impara ad affrontare le difficoltà scoprendo se stessa. Nell'Odissea si impara che il viaggio non è soltanto un ritrovare se stessi, ma anche uno scoprire se stessi. Quindi i protagonisti ad un certo punto tornano a casa. Perché? Dorothy torna a casa perché le mancano i suoi affetti più cari. E le radici non mutano perché sono importanti per sapere chi siamo veramente. Odissea, dopo numerose peripezie, ritorna ad Itaca perché è proprio lì il posto in cui deve vivere e regnare. Dopo aver imparato i suoi limiti e le sue potenzialità, può tornare a casa. Abbiamo qui di fronte l'egregio Omero e il celebre Baum. Perché i protagonisti delle vostre opere sono così legati ai luoghi di origine? Dorothy è legata alla fattoria nel Kansas perché c'è la sua vita e i suoi zii. Odisseo invece è molto legato ad Itaca per i suoi cari e la sua patria. Che cosa rappresentano questi luoghi? La fattoria nel Kansas per Dorothy rappresenta la sua casa e i suoi zii. Itaca per Odisseo rappresenta la sua famiglia. Entriamo nel cuore dei personaggi. Iniziamo con i due big delle opere. Nome, che ruolo hai nella storia? Io sono Dorothy e Baum mi ha scelto come protagonista del Mago di Oz. Io sono Odisseo o Ulisse, dipende se volete chiamarmi nella versione romana o nella versione greca. Sono il protagonista assoluto e ben studiato Omero, presente nel famigerato poema Odissea. Vicenda ha fatto scattare l'inizio del tuo viaggio avventuroso? Un improvviso tifone che di solito in Kansas sono frequenti, ma a causa di questo birbantello toto mi sono distratta e non sono riuscita a raggiungere zio Harry e zia Emma che erano nello scantinato. La mia avventura è iniziata dopo la guerra di Troia. Stavo tornando nella mia amata Itaca, ma un terribile naufragio mi ha fatto approdare sull'isola di Ogigia. C'è un elemento che stravolge l'equilibrio iniziale della storia, la tranquillità apparente dei protagonisti. Cioè, qual è rispettivamente per le due opere? Io sono il tifone, lo scrittore mi scelte per trasportare Dorothy nel mondo di Oz, sradicando la sua fattoria nel Kansas. È un vero e proprio dramma. Omero ha scelto una tempesta, carina come idea, ed eccomi qui arrabbiatissima. Come ha voluto il mio creatore, il divino Poseidone. Ho fatto il mio dovere. Ulisse ha incontrato un vero e proprio ostacolo lungo il suo viaggio. Per fortuna che non esistono solo ostacoli nelle storie. Ci sono anche amici fedeli. Ma chi potrebbero essere? Ma certamente loro, gli amici a quattro zampe. Come li chiamate? Totò. Argo. Come ha aiutato il protagonista? Ho seguito la canzone Dorothy che è nulla Oz, occhi che sia, sono amicizia e affetto, disinteressante, vero collega? Verissimo, Io invece sono stato il primo a riconoscere il mio padrone Ulisse durante il suo ritorno ad Itaca.
Lasciamo i nostri amici a quattro zampe e parliamo con gli affetti dei protagonisti, la loro famiglia. Chi sei? Harry, lo zio di Dorothy. Penelope, la moglie di Odisseo. Come ti sei sentito e sentita quando il protagonista si è allontanato? Deluso per non essere riuscito a proteggere Dorothy dal tifone improvviso. Ero triste, pensierosa e preoccupata. Come hai reagito quando è ritornato il tuo affetto più caro? In maniera gioiosa, abbracciando il mio caro nipote. All'inizio ero incredula e fredda, poi in un pianto disperato abbracciai il mio più grande amore. Dove c'è un protagonista, c'è sempre un antagonista, la sua nemesi. Nome? Sono la strega dell'Ovest, l'unico vero avversario in Il Mago di Oz. Io sono il divino Poseidone, un classico esempio di come dovrebbe essere un vero antagonista. Qual è stata la motivazione che ti ha spinto a ostacolare il protagonista? Ha ucciso mia sorella, quella ingenua ragazzina è attratta sulla dimora della mia amata sorella. Una vera e propria tragedia. Invece Ulisse ha accecato mio figlio Polifemo ingannandolo. Ma siete proprio arrabbiati! Che cosa avete fatto per vendicarvi, quindi? Ostacolando continuamente il percorso di Dorothy, organizzando stratagemmi per rendergli la vita difficile. Ho scatenato la tempesta che ha fatto naufragare Ulisse sull'isola di Ogigia. I protagonisti non solo devono superare prove di coraggio e astuzia, ma anche resistere a forti tentazioni che promettono loro una vita agiata, ricca e felice. Chi sei? Io sono il grande e potente Oz. Io sono la maga Circe. Che cosa hai fatto? Sono arrivato in mongolfiere, sono stato scambiato per un mago, sono stato eletto re di della città e poi scoperto da Dorothy e i suoi amici. In pratica sono soltanto un grande fifone. Guidai Ulisse e i suoi compagni al mio palazzo. Li feci sedere offrendo il vino di Brammo e tanti cibi, nei quali mischiavo le pozioni per far loro dimenticare del tutto la patria. Ho trattenuto Ulisse sulla mia isola e quando volle andarsene lo lasciai. Mi manca molto. In queste opere non potevano mancare gli elementi magici. Partiamo da quelli positivi e benevoli. Ciao, chi sei? Io sono Gilda, la maga del Mago di Oz. Mi presento, sono il Diavolo, il vento è la mia specialità. Qual è l'elemento magico che ti appartiene e che hai usato? Oh, sono le mie scarpette d'argento, bellissime, fantastiche. Quando le avevo messe online, erano subito diventate sold out. La mia inseparabile Oltre dei Venti. In che modo questo tuo elemento magico ha aiutato il protagonista? Oh, le mie scarpette d'argento sono servite a Dorothy per ritornare nel Kansas e gli è bastato battere il tacco due volte e voilà, Kansas sia. Con il mio vento Ulisse ha potuto tornare ad Itaca seguendo la retta via. Allo stesso modo, elementi magici possono rappresentare un vero e proprio ostacolo verso la via del ritorno. Chio, che cosa rappresenti? Io sono un papavero e non avete idea di cosa posso fare in un vasto campo insieme ai miei amici. Io sono la sirena, bella e dannata. Come reagiscono i personaggi alla tua magia? Gli animali e le persone, annusando, ci cadono in un profondo sonno, come è successo a Dorothy e al suo amico leone. Meglio, quello là si vantava troppo. Gli uomini vengono affascinati dal mio canto e delle mie sorelle. È suono di miele perché crea dipendenza e porta la morte che ci ascolta, tranne l'astuto Odisseo, che è riuscito a salvarsi legandosi all'albero della sua nave. Affrontare ostacoli e difficoltà significa anche affrontare le proprie paure, le proprie fobie, le proprie debolezze. Una sfida contro noi stessi, da cui o si esce sconfitti, oppure rafforzati nel carattere e nell'animo. Ma chi meglio di loro può spiegare questo concetto? Chi sei? Io sono il ragno gigante dell'opera di Baum. Io sono il famigerato, rinomato, instagrammato e seguitissimo Polifemo di Omero.
Da chi e come sei stato sconfitto? Io sono stato sconfitto da Leone Vigliacco con tutta la sua rabbia e con tutta la sua forza donata dal mago di Oz. Io invece sono stato sconfitto da Odisseo con un tronco di un albero molto affilato. Racconta la vicenda. Dorothy e i suoi compagni stavano andando al castello della regina dell'Est quando io li ostacolai. Il leone vigliacco, per far vedere tutta la sua forza, iniziò ad attaccarmi. Odisseo mi diede del vino molto forte. Io mi addormentai e mi accecò il mio unico occhio. Mi ingannò facendosi chiamare Nessuno. Senza l'aiuto fondamentale degli amici, a cui danno e ricevono forza, coraggio e sostegno, i protagonisti di un racconto non vanno da nessuna parte. Sentiamo cosa hanno da dire questi due personaggi. Chi sei innanzitutto? Io sono il leone. Io sono il compagno di viaggio di Ulisse, il mio capitano e signore della flotta. Come hai aiutato il protagonista? Io ho aiutato Dorothy nella sua disperata ricerca di casa. Io ho sempre affiancato l'invincibile Ulisse contro nemici e tentazioni. Se dovessi descrivere il personaggio principale della storia che ti coinvolge, quali aggettivi useresti? Gentile, testarda e buona d'animo. Intelligente, empatico e curioso.